tutti. È un piacere avervi qui nuovamente. Alcuni di voi c'erano già in passato quando abbiamo fatto l'altra presentazione del libro in tempi più difficili di oggi. Quindi ora per me è un onore presentare il libro del professor Veneziani, La cappa, che io definirei più una linea di confine. In realtà la cappa è il sistema in cui viviamo e da una lettura superficiale sembrerebbe quasi un testo filosofico. In realtà è qualcosa di molto più concreto che ci invita a riflettere sulla nostra vita, sulla nostra esistenza, sul nostro essere. Il nostro essere nella società, ma il nostro essere anche come individui, costretti a riflettere su quali siano non i nostri diritti, perché per riflettere sui diritti dovremmo essere già un passo avanti, ma sulla nostra vita e sulle nostre libertà. Libertà tutelate dalla nostra Costituzione, che mi rammarico a volte poco conosciuta e soprattutto poco attuata come le nostre leggi. L'Italia è un paese, una nazione in cui le leggi la fanno da padrone e lo dico come professionista, come avvocato, però leggi poco applicate, forse poco comprese. Perché a volte si cerca, e ne parla anche il professore nel libro, quando parla di alcune questioni importanti, quali la stessa vita, l'eutanasia, l'aborto, temi difficili da affrontare, su cui cerchiamo sempre di legiferare, legiferare su qualcosa che invece deve essere guidato dal nostro pensiero, un pensiero critico. Un pensiero che ci invita, ci deve far riflettere su quello che siamo e su quello che stiamo diventando soprattutto. Il progresso tecnologico ci impedisce quasi di pensare. Ci affidiamo all'intelligenza artificiale senza comprendere che l'intelligenza artificiale non potrebbe esistere senza l'uomo. Però c'è il rischio. Soprattutto per i giovani, per i nativi digitali, perché noi ancora abbiamo l'uso del pensiero, anche se dobbiamo adeguarlo al nuovo modo di essere nella società. Noi ancora scriviamo, la penna la usiamo qualche volta. Per i ragazzi c'è questo rischio, ecco perché bisognerebbe parlarne nelle scuole, ma non a livello di provocazione, ma a livello di enfatizzare il pensiero, enfatizzare quello che succede nella società, perché è impossibile che un ragazzo di oggi sia quasi costretto da quello che c'è attorno, appunto quella cappa, a non dover pensare, a doversi affidare a sistemi tecnologici che sembrano più avanti, ma che in realtà vanno a diminuire l'essenza dell'uomo. Quindi il professore nel libro, e chiudo, porto anche i saluti del senatore Paroli che purtroppo è impegnato in commissioni adesso col taglio dei parlamentari e il lavoro che bisogna svolgere ugualmente. C'è un po' di difficoltà ad essere sia presenti a livello parlamentare, ma anche ad essere presenti sui territori. E difficoltà ancora maggiore poi ad affrontare questi temi che sono necessari, secondo me, da affrontare per chi fa politica, perché la politica non è qualcosa che dobbiamo pensare al di fuori di noi. La politica siamo noi, la facciamo ogni giorno e la dobbiamo fare immedesimandoci in quello che accade nella società e non adeguandoci a quello che a volte appare.
Quindi invito tutti, ma penso che voi, se siete qui, già avete quel pensiero critico che vi spinge un po' più avanti, a pensare anche al modo con cui si comunica, perché la comunicazione è importante e non dobbiamo invece affidarci a una comunicazione di slogan. Dobbiamo ascoltare bene quando le persone ci dicono qualcosa, anche a livello politico, perché quello ci fa comprendere il pensiero delle persone, che può essere celato dietro quella cappa o dietro quella moderazione che forse non esiste, ma che ascoltando bene ogni parola si riesce a comprendere. Io penso che ognuno di noi deve partire, prima che dai diritti, come ho detto prima, dai doveri. Se non conosciamo i nostri doveri, non potremo mai conoscere i nostri diritti. Invece a volte mi accorgo che anche le leggi vengono scritte per affermare dei diritti, dietro i quali non si trova un dovere, non si trova una sostanza. Cioè, è vero che esistono dei diritti che vengono garantiti e tutelati dalla nostra Costituzione, da alcune delle nostre leggi, ma è anche vero che i diritti, per avere un senso e un'essenza, devono essere coadiuvati dalla concretezza della realtà che ci impone anche dei doveri, altrimenti non ha nessuna finalità esercitare un diritto, sarebbe anche un sacrificare la dignità personale. Quindi io penso di concludere questo mio breve intervento ringraziandovi ancora di essere qui, ringraziando il professor Veneziani, il notaio Mario Esposto, il professor Vitale, che mi hanno permesso di affrontare queste tematiche così importanti e di riflettere anche. Il professore parla di una spada, allora invito tutti a prendere questa spada in mano, ma per fendere proprio la cappa che non ci fa vedere oltre e non ci fa vedere soprattutto il patrimonio umano, che è il capitale rilevante della nostra società su cui dobbiamo sempre fare affidamento. Grazie. Funziona? No. Ringrazio i presenti, ringrazio la senatrice Vono che anche questa volta ha sopportato la mia richiesta di creare questo evento qui, quindi ha sopportato questa mia richiesta e ha sostenuto questo mio intendimento. Ringrazio moltissimo il professor Veneziani, non è un ringraziamento convenzionale perché ha aderito immediatamente, si è trattato soltanto di trovare uno spazio nella sua molto affollata agenda, ma ha dato una disponibilità veramente rara tra gli intellettuali di livello e di prestigio, presunto tale, insomma, sicuramente il professore lo è però. Io credo che il titolo del libro sia estremamente indicativo ed è una bella occasione questa che abbiamo qua di parlare della presentazione di questo libro che in realtà era stato edito per i tipi di Marsiglio, se non ricordo male, un paio di anni fa, quindi in piena legislazione, in piena vicenda Covid, e che adesso invece si trova nel suo formato economico distribuito da Feltrinelli, quindi c'è anche una sorta di astuzia della storia, insomma. Sembra poi addirittura che se uno va da Feltrinelli lo trovi anche il libro, quindi negli scaffali addirittura, quindi non è neanche nascosto, quindi uno va lì, lo prende, va alla cassa, paga ed esce, quindi non è soltanto fittizia come cosa, si trova, sta lì. E già questo, insomma, di questi tempi dobbiamo rallegrarci di questo piccolo successo. Il titolo è molto indicativo perché il professore avrebbe potuto anche scrivere, non so, La gabbia, il titolo del libro, però La gabbia dà un'idea comunque di spazio fisico in cui l'aria circola, in cui un braccio proteso per protesta o per disperazione può uscire, quindi sempre una costrizione, ma quantomeno con un'aria
non viziata. K invece dà proprio l'idea di un'atmosfera mortifera, di un'aria stantia che prende senza ossigeno, che sfinisce e che opprime. E credo che sia proprio questo il clima che stiamo vivendo da anni e che credo sia esploso in maniera assolutamente palese, almeno a voi che siete qui presenti, durante il periodo, diciamo vicenda Covid, quando qualunque tipo di voce dissonante, sia da un punto di vista prettamente medico, che da un punto di vista dell'informazione, che da un punto di vista giuridico, non aveva dignità di espressione. A me è capitato di dire che la vittima più illustre di quel periodo lì sia stato proprio il motto che la tradizione attribuisce a Voltaire: non condivido la tua opinione, ma sono pronto a dare la mia vita perché tu la possa sostenere. Mi pare che durante tutto quel lungo arco di tempo, durato più di 2 anni o anche oltre, Voltaire non abbia trovato, insomma, molti emuli, e che anzi ogni volta che si cercava di suscitare un dibattito, fare osservazioni critiche, si veniva tacciati di essere terrapiattisti, sostenitori che l'uomo sulla Luna non ha lunato, ma che in realtà è stata tutta quanta una finzione, o persone che magari vogliono curare le malattie più impensabili col borotalco, cose del genere. Quindi, con poi l'epiteto, che ormai è diventato di uso corrente, di complottista. Mentre invece credo che l'esercizio della ragione, l'esercizio del pensiero critico non sia indice di complottismo, ma sia invece indice di una laica e rispettosa e rispettabile però volontà di approfondire e di capire. Diciamo che in quegli anni, almeno chi vi parla la pensa così, la cappa del pensiero unico è stata veramente, veramente insopportabile e asfissiante, con tutta quanta una sua liturgia ben precisa, dibattiti televisivi fatti in un determinato modo, qualche voce dissonante mandata al massacro in dibattiti televisivi dove c'era, diciamo, spesso una certa combriccola di persone, una sorta di compagnia di giro di 5-6 persone pronte a massacrare il malcapitato di turno, più i soliti espedienti della regia, la voce che veniva tolta, la pubblicità che arrivava immediatamente. Insomma, sono cose che credo voi abbiate avuto la sensibilità di percepire. Ma quello che è successo in maniera così virulenta e violenta in quei 2 anni è in realtà un epifenomeno, così possiamo dire, credo, di un'atmosfera culturale che c'era già da tempo e che ugualmente, sia pure con differenti declinazioni, continua a essere dominante. C'è la dittatura del pensiero unico, di un pensiero che non ammette voci contrarie o che apparentemente sembra ammettere voci contrarie, ma che poi queste voci silenzia in maniera anche subdola, astuta, sotto una forma di pluralismo delle informazioni e della possibilità di espressione del pensiero. Il professor Veneziani è un uomo considerato giustamente di grande cultura e quindi ha dignità di parlare e di esprimersi e tutto. Quindi se si esprime si può dire: vedete che però c'è chi non la pensa come noi, che sostiene questo, ma è tutto quanto, a mio parere, al di là della genuinità, schiettezza delle opinioni del professore, che con onestà intellettuale sostiene ciò in cui crede, è tutto quanto poi prospettato in modo tale da far ritenere che ci sia un pluralismo che nei fatti non c'è. Oggi noi assistiamo, dicevo, a questo pensiero unico, a questa cappa asfissiante, con i suoi vari rivoli e le sue varie declinazioni. Pensiamo soltanto al discorso dell'ambiente. Il professore fa ben presente nel suo libro che ambiente è cosa ben diversa dalla natura. La natura è un substrato filosofico, umanistico, evoca concetti umanistici e filosofici. L'ambiente evoca un concetto, una realtà di tecnica, di dominio del presente, senza alcun afflato ideale, senza alcun afflato filosofico, esistenziale. Questo che cosa significa? Per venire a un settore che, insomma, io pratico per motivi professionali, la normativa che
avrà col tempo un impatto fortissimo sull'efficientamento energetico degli appartamenti in un paese, delle proprietà immobiliari, in un paese come il nostro, che ha una diffusissima proprietà immobiliare. L'Italia, gli italiani si vantano di essere proprietari della loro casa, e questa è una cosa che fa onore al nostro paese. Avrà delle ricadute economiche fortissime, perché non tutti avranno la possibilità di sostenere le spese perché questo accada. E io sono sicuro, e purtroppo sono sicuro, e temo che i fatti mi daranno ragione, che col tempo ci saranno manovre economico-finanziarie o quant'altro che porteranno persone che non sono in grado di efficientare il loro vecchio appartamento degli anni 60 o 70, porteranno queste persone magari a cedere, non so, la nuda proprietà, a tenersi l'usufrutto, a diventare affittuari della loro abitazione a fronte di finanziamenti fatti da chi, e possiamo immaginarlo, metterà queste persone in condizione di rendere conforme a norma le loro proprietà immobiliari, che è poi la casa di abitazione. Ma non soltanto questo. Noi assistiamo a dei mantra, a concetti che vengono sbandierati continuamente, di inclusione, di accoglienza, di accettazione, che sono parole bellissime, che possono avere un substrato nobilissimo, al quale sicuramente io mi sento nell'intimo di aderire, ma poi le declinazioni concrete di questi concetti vengono fatti in un modo tale da mandare fuori gioco chi a quelle concrete declinazioni si sente di muovere delle critiche ben precise, per esempio il principio dell'immigrazione, dell'accoglienza sempre e comunque dei migranti, il principio di un certo concetto di fratellanza intesa in un determinato modo, il professore ne parla molto bene nel suo libro. Chi muove critiche viene messo fuori campo, fuori gioco, è considerato non più consono ai nostri tempi. Io dico subito una cosa, io non mi sento, avendo una cultura politica liberale di vecchio stampo, mi sento alquanto lontano, lo dico francamente, da molte posizioni del generale Vannacci, però mi sono preso la briga, quando è uscito questo libro autoprodotto la scorsa estate, di andare a leggere delle parti del suo libro che un amico mi aveva mandato in formato elettronico, e confrontavo queste parti di scritto, questi discorsi articolati, con le sintesi giornalistiche che erano poi fonti di accuse gravissime. E io vedevo che non c'era coincidenza. Dico, rispetto pure a una divergenza d'opinione che io sicuramente posso avere e che ho, io vedevo che venivano estrapolate frasi per creare una sorta di preconcetto, di accusa precostituita, che in realtà non era poi fondata su quello che effettivamente era il pensiero che si voleva manifestare. E questo, a prescindere che sia successo col generale o con altri, è un sintomo bruttissimo dei tempi che stiamo vivendo. Un'altra persona che sicuramente dal punto di vista politico e culturale è molto lontano da me, l'ex sindaco Massimo Cacciari, l'ex sindaco di Venezia, quando ha sollevato delle voci critiche, ha mosso delle critiche durante il periodo della pandemia, da opinionista rispettato, rispettabile, autorevole, da citare e quant'altro, è sembrato passare quasi a un anziano narcisista che voleva in qualche modo distinguersi rispetto agli altri componenti del coro. E questo non va bene, questo è un sintomo bruttissimo. Per questo io credo che effettivamente questo libro, che è molto bello e che merita veramente di essere letto, ci aiuti a comprendere meglio la realtà. Poi cosa fare per cambiare questa realtà, onestamente, è una domanda da un milione di, non di euro forse, un miliardo di euro possiamo dire, quindi se saliamo con le valutazioni, onestamente è molto difficile. Sicuramente una presa di coscienza individuale, esercitare libero pensiero,